questa è la prima immagine che salta in mente quando si pensa ad un russo. Capelli biondi, occhi azzurri, pelle chiara e con ogni probabilità di fede cristiana ortodossa. Ma la verità è che in Russia, per via della sua storia imperialista, coesistono migliaia di etnie e soprattutto religioni diverse. La seconda religione più diffusa nel paese è l'Islam, e sebbene la mezzaluna e la stella non siano propriamente i simboli iconografici principali che saltano in mente quando si pensa alla Russia, circa il 14% della popolazione russa si considera musulmano, e secondo alcune fonti la Russia è addirittura il paese con più abitanti musulmani d'Europa. La maggior parte dei popoli musulmani della Russia è collocata nel Caucaso del Nord per via della nota influenza dell'impero ottomano nel XV secolo. Ed è proprio nel Caucaso del Nord che si trova il soggetto federale russo più omogeneo da questo punto di vista, con il 98,9% della popolazione della regione dell'Ingushezia costituito da musulmani di orientamento sunnita. L'Ingushezia, casa del gruppo etnico degli Ingusci, è una terra della quale si sa veramente poco in Occidente, e io, in virtù del mio ruolo di esploratore del decadentismo post-sovietico, ho deciso di partire in missione per documentare quanto la quotidianità all'interno della regione più islamica della nazione sia diversa da quella che si ha nelle città russe più note, come San Pietroburgo o Mosca. Здравствуйте, а когда ближайшее, на которое есть два места в Назран? Non molto tempo fa mi trovavo in vacanza per puro caso a Grozny, capitale della Cecenia, una regione che è al contrario molto rinomata in Occidente per via del suo passato turbolento. Per il fatto che Cecenia e Ingushezia sono due regioni confinanti, questa sarebbe stata l'occasione perfetta per salire su una marshrutka scrausa verso una regione dove, tra l'altro, la situazione di sicurezza è alquanto precaria, con scontri fra forze dell'ordine e ribelli locali che sono molto più frequenti in Ingushezia di quanto non lo siano nel resto del Caucaso. Un altro fattore che avrebbe giocato a nostro svantaggio era il meteo, con una tempesta imprevista che si stava abbattendo sulla regione fin dalle prime ore del mattino. Vedete che la pioggia sta scendendo a secchiate, veramente fa un freddo cane. Siamo qui alla stazione Zapadnaya, alla stazione ovest di Grozny. Ovest perché da qui partono tutte le marshrutke e i bus in direzione ovest da Grozny. Per esempio abbiamo una marshrutka che va per Nalchik, la capitale della Kabardino-Balkaria, e poi continua per Pyatigorsk in direzione del Mar Nero. Questa invece è la nostra marshrutka per l'ex capitale dell'Ingushezia. Noi adesso stiamo andando a Nazran, che era la capitale dell'Ingushezia fino a qualche anno fa, prima che venisse spostata nella città più nuova di Magas. La nostra marshrutka dovrebbe partire a momenti e speriamo che dopo la nostra ora di tragitto verso l'Ingushezia il tempo andrà un po' a calmarsi, perché di vloggare in queste condizioni non ne ho la benché minima voglia. Secondo il censimento nazionale russo del 2021, l'Ingushezia conta circa 500.000 di abitanti, e oltre 120.000 di questi vivono nella città più grande della regione, ovvero Nazran, che era stata anche la capitale dell'Ingushezia fino al 2002. Il nostro piano per scoprire la regione più islamica della Russia prevedeva che passassimo per Nazran, per poi proseguire verso la capitale Magas, che in realtà non è altro che una città che era stata costruita completamente da zero proprio per servire da centro amministrativo della regione, ma che per questo ha tuttora un numero di abitanti che è diversi ordini di grandezza inferiore rispetto a quello di Nazran. Ma l'Ingushezia, di superlativi, ne ha veramente tanti, ed è anche una delle regioni più montuose della Russia. Per questo motivo, il nostro obiettivo finale sarebbe poi stato proseguire da Magas verso una delle torri medievali di difesa ingusce, in mezzo alle montagne, al confine con la Georgia. Questo nostro piano ci avrebbe ovviamente consentito di entrare a contatto con il maggior numero possibile di elementi della leggendaria cultura inguscia del Caucaso. Vedete che dai sedili di questa marshrutka spuntano un sacco di teste con il velo. Questo perché il 90% dei passeggeri di questa marshrutka in direzione Nazran è composto da donne in avanzata età
inguscette, donne anziane, per non dire l'equivalente in russo, per evitare ovviamente di destare sospetti. Quindi abbiamo qui Aliona, la nostra guardia del corpo per quest'oggi, che abbassa notevolmente l'età media per i passeggeri di sesso femminile su questa marciutka qui. Non l'ho detto prima, ma ovviamente l'Ingushetia fa parte di quell'insieme di regioni del Caucaso che la maggior parte dei ministeri esteri mondiali consiglia vivamente di evitare. Attentati terroristici non sono da escludere, e secondo alcune fonti online l'eventuale presenza di qualsiasi visitatore straniero viene monitorata in segreto dai servizi speciali russi, da quello che è l'equivalente odierno del KGB. Ed è questo il motivo per cui, per la mia missione speciale in Ingushetia, avevo assoldato un bodyguard dall'aria minacciosa che avrebbe potuto proteggermi da eventuali imprevisti. Aliona era proprio il nome della mia guardia del corpo, che avrebbe avuto cura della mia sicurezza durante il nostro tragitto da Grozny fino alle torri medievali delle montagne ingusce. Tra l'altro leggevo che l'Ingushetia è il soggetto federale della Russia con la più bassa percentuale di gente di etnia russa, di abitanti di etnia russa che ci vivono. C'è tipo l'1% di tutta la popolazione dell'Ingushetia che è russo, poi c'è il 20% di ceceni, per lo più rifugiati dalla guerra di Cecenia degli anni 90, e poi il restante 80%, 79-80% sono ingusceti. Quindi ti senti un po' come un pesce fuor d'acqua, vero? Probabile. Probabile, ma tanto con tutta l'acqua che sta scendendo dal cielo quest'oggi, veramente non so cosa riusciremo a cavarne da questo video. Per quanto riguarda la società inguscia, si tratta ovviamente di una società patriarcale, dove alle donne vengono solitamente affidati lavori di casa. Ma ciò non preclude il fatto che sia uomini che donne, al contrario di quanto si pensi, siano molto aperti verso visitatori stranieri, proprio per il fatto che nella cultura musulmana l'ospite è colui per il quale si nutre un massimo rispetto. Ed era questo il motivo per cui sapevo bene che tutte le persone che avremmo incontrato ci avrebbero accolto con estrema cordialità. Смотрите, Ингушетию. Но жалко, что погода сегодня не очень хорошая, да? Хотели в горы, но, наверное, не получается. Esplorare la città più grande dell'Ingushetia con questo tempo non sarebbe stato facile, per cui decidemmo di fare una pausa all'interno della stazione dei bus di Nazran. Sono sempre affascinato da stazioni dei bus di posti del genere. Si tratta di luoghi estremamente remoti, che sono spesso simbolo di quel decadentismo post-sovietico di cui noi ci vantiamo spesso di essere brillanti esploratori. E soprattutto si tratta di luoghi, specialmente in queste zone, che mettono sempre a contatto etnie e individui dalle mille storie di vita diverse. Дождь будет целый день. Один Аллах знает. А, да, это правильно. Надеемся, что Аллах хочет, что зато не солнце, но зато дождь был. Я хотел побольше погоды. Вы ингуш? Ингуш. О, а как вас зовут? Я Магомед. Магомед, очень приятно. Меня зовут Давиде. Первый раз я встречаюсь с ингушем. Я очень рад. Салам алейкум. Я очень рад. Так что у вас автостанция сюда, да? Questa è la stazione dei bus di Nazran, la città più grande di tutta l'Ingushetia. Vediamo che qui ci sono le informazioni di sicurezza, come dappertutto in Ingushetia ci sono questi annunci qui che dicono cosa fare in caso di attentato terroristico, che purtroppo non è completamente da escludere in questa regione, con un attentato mortale che ha causato più di 90 vittime solamente neanche 15 anni fa, nel 2009. E questa, insomma, è la stazione da cui partono tutte le marciutche per la regione dell'Ingushetia. Qui ci sono i bagni, solo per gli uomini. Muscina, men, a quanto pare. Allora, su una scala da 1 a Lampugnano Ovest, come ti sembra questa stazione dei bus? Quale era la scala più alta? Lampugnano Ovest, non sei mai stata a Lampugnano Ovest? Allora, senti qua, il piano, secondo me, in virtù delle sfavorevoli condizioni atmosferiche, potrebbe essere quello di andare a mangiare un po' di cibo
in guscio. Cosa ne pensi? Mm-hmm. Non ho idea di cosa mangino, sicuramente qualcosa con carne, e tu sei vegetariana, però no, c'è la minima possibilità che possiamo trovare qualcosa anche per te. Ok, prendiamo i nostri zaini, andiamo sulla via principale di Nasran, proprio qui davanti alla stazione dei bus, e andiamo a conoscere l'Inguscezia attraverso il cibo tipico inguscio. Incuranti della pioggia e delle strade dissestate, ci siamo presto diretti verso il centro della città, dove, da lì a breve, avremmo trovato un locale particolare, perfettamente in linea con l'atmosfera del luogo. Wow, che posto, raga, e che situazione, veramente! Ah! Non ho molte speranze di arrivare a sera con le sneakers completamente asciutte! Però, oh wow, ma che sta succedendo? Povera Aliona, mi dispiace un po' per Aliona, la quale ho costretto ad accompagnarmi in questo viaggio perfido fra le città principali dell'Inguscezia. E mi dispiace anche per la mia Sony FDR, per la mia action camera, che sto costringendo a riprendere, a dare il meglio di sé con questa pioggia incessante, che adesso sembra un po' essersi calmata. Non sta piovendo forte, però se adesso vi dicessi che non sta piovendo, mentirei. Allora, abbiamo trovato questo caffè che sembra essere alquanto etnico. Questa è la porta d'entrata, in realtà dobbiamo andare al piano superiore. Vedete che qui ci sono scritte una serie di parole in guscio, penso, non ho idea di cosa voglia dire. O meglio, un'idea ce l'ho, perché vediamo un calice di vino e una bottiglia sbarrati con la scritta qui in cirillico Haram. Quindi penso che questo cartello sia a significare che non è possibile introdurre straspite, non è possibile introdurre alcolici all'interno di questo locale perché sarebbe Haram. Можно попробовать вашу национальную кухню здесь? Конечно. О, можно сидеть? О, спасибо. Lo staff del ristorante era composto interamente da giovani ragazze in gusce che indossavano come da tradizione un elegante hijab di colore nero. Erano visibilmente sorprese di servire clienti dalle etnie diverse da quelle caucasiche e furono pronte a scusarsi nel momento in cui l'intero quartiere centrale della città ebbe un blackout, costringendoci ad ordinare al buio. Però vabbè, mangiamo al buio, no? Sì, ma anche da dietro ai torri, questa è una cosa interessante. Oh, è vero, cavolo! Vedete che dietro di noi, che figata, abbiamo proprio dei poster informativi sulle torri tipiche in gusce. C'è questa tipo ricostruzione delle parti della torre in guscia, a quanto pare. E vedete anche qui un'immagine alquanto pixelata con un po' di torri fra le montagne. Vediamo, Aliona, la speranza è quella di mangiare qui a Nasran. Dopo andiamo a visitare la capitale in guscia, Magas, e dopo da lì speriamo di trovare un tassista con una Lada Gigoli che ci possa portare in mezzo alle montagne. Questo sarebbe veramente l'unico modo in cui mi possa ritenere soddisfatto della nostra missione antropologico-linguistico-esplorativa qui in Inguscezia. Devo assolutamente finire il video con io che sono di fronte ad una tipica torre in guscia. Proprio per via del costo della vita irrisorio, questo sarebbe stato uno dei pasti più economici che avessi mai avuto l'occasione di provare nella mia giovine vita. Это мое? Да. А как называется еще раз, пожалуйста? Duhatam, età ingusci, da? L'alimentazione tipica degli ingusci è estremamente simile a quella degli altri popoli del Caucaso del Nord. Si tratta infatti prevalentemente di una dieta a base di prodotti di agricoltura e allevamento, con frequenti spezie aromatiche endemiche delle montagne dell'Inguscezia. Oh, sti pancake in gusci, ti giuro, sono fantastici. Li hai provati? Sia in spazi privati che pubblici, uomini e donne in Inguscezia sono soliti pranzare in ambienti separati. Questo è un costume che non viene richiesto a visitatori stranieri, ma la presenza di Aliona destava sicuramente più di qualche sguardo, per il fatto che fosse l'unica donna all'interno del locale, fatta eccezione per le cameriere. Cominciate, una spassiva bacioia. E per finire, un bel tè in guscio, vero? Non sembra male.
Tutti gli ingusci con cui avevamo il piacere di dialogare ci confermavano che la nostra idea di visitare le torri medievali ingusce sarebbe stata tanto ideale per scoprire la vera inguscezia quanto complicata, non solo per via del meteo, ma anche per via della vicinanza con il confine meridionale della Russia. Si trattava dunque di una zona calda sotto stretta sorveglianza dai servizi segreti russi. Per reperire qualche informazione in più, ci venne consigliato di dirigerci verso il museo cittadino di Nasran, anche se non prima di scoprire i collegamenti più inaspettati fra l'Inguscezia e il paese di provenienza della maggior parte dei miei cordiali telespettatori. Qui c'è anche un bar che si chiama Portofino. Un bar Portofino a Nasran. Koprit pacitaj, Portofino ili Nasran? Scelta difficile. Non sono mai stato a Portofino, quindi non saprei. Però forse avrei l'occasione di andare a Portofino proprio adesso, anche volendo. Il museo etnico di Nasran si trova nella periferia della città e ha sede all'interno di un edificio alquanto decadente, cosa della quale non faccio necessariamente una colpa all'amministrazione inguscia. Del resto, gli edifici pubblici lasciano a desiderare in Italia. Figuratevi in Inguscezia. Ci hanno consigliato di fare un salto qui. Questo è il museo tradizionale nazionale degli ingusci qui a Nasran. Questa penso veramente che sia l'unica attrazione turistica qui nella città più grande dell'Inguscezia. Vedete che lì c'è addirittura il tricolore russo con la scritta 12 giugno, il giorno della Russia. Quindi questa scritta va a celebrare questa ricorrenza che si celebra il 12 giugno. Il problema è che oggi siamo nel bel mezzo di novembre. Questa era senz'altro, senza alcun dubbio, senza alcun ombra di incertezza, un'occasione che non potevo lasciarmi sfuggire. Mi sono fiondato all'interno del museo, dove sono stato cordialmente accolto dalle due babushke ingusce più simpatiche nella storia delle babushke ingusce. Questo era decisamente il luogo perfetto per unire l'utile al dilettevole, reperendo così delle informazioni chiave per la nostra missione verso le montagne e le torri medievali ingusce, ma soddisfando allo stesso tempo le nostre passioni da nerd geografico più sfrenate, come ad esempio toccare con mano la bandiera ufficiale del soggetto federale dell'Inguscezia. Una chicca anche per tutti i fan di vessillologia che mi seguono. Per la prima volta della mia vita ho l'occasione di vedere dal vivo la bandiera dell'Inguscezia. Ah, что это значит? Oh, vedete che il simbolo al centro di questa bandiera qui è il simbolo dell'infinito. Loro non hanno l'otto rovesciato. Infinito movimento. Movimento infinito. Oh, bieskonechne dvizhenie, ho capito. A cvete, e invece dei colori cosa mi dite? Dai, questo значение у вас... Ah, pagnata, il verde è il colore dell'Islam. Dai, fammi una foto con la bandiera. Così la metto sul mio Instagram. Seguitemi su Instagram. Dove altro potete trovare un vlogger che si fa una foto con la bandiera dell'Inguscezia? Ma non era solo la bandiera inguscia ad accendere i nostri animi da esploratori delle terre meno battute. Avere l'opportunità di dialogare con delle babushke ingusce era per me tanto interessante quanto lo era sicuramente per loro avere l'opportunità di offrire una visita guidata ad un turista italiano. Ben averna любите Italию, а мы, к сожалению, не знаем про Ингушетию. В Италии вообще не знают, потому что это как маленькая республика. Se nei pressi di Rimini si trova un'attrazione turistica visitata da milioni e milioni di turisti ogni anno, che risponde al nome di Italia in miniatura, al Museo Civico di Nasran si trova un'esposizione analoga altrettanto famosa, l'Inguscezia in miniatura. Potevamo per esempio osservare un'anteprima di ciò che ci avrebbe aspettato se mai fossimo riusciti a cavalcare le perfide strade di montagna dell'Inguscezia sotto la pioggia battente. Wow, e qui abbiamo in miniatura le torri che vogliamo andare a visitare questo pomeriggio. Medaje katieli sivonia, a kak daroga tuda, mozhna? Даже при дождя. Но просто знаю, что есть некоторые, которые находятся в погранзоне. Guardate che figata queste torri ingusce fra i monti
del Caucaso del Nord. Nonostante il piano prevedesse ovviamente che fossero le nostre due gentili guide a raccontare a noi dell'Inguscezia, ad un certo punto i ruoli si sono anche invertiti, proprio perché le due signore non hanno saputo controllare la loro curiosità e hanno cominciato a fare a noi domande sull'Italia. Un numero, come Berlusconi. Gente come Totò Cutugno era famosa anche qui in Inguscezia. Non è Totò Cutugno né Ocin Slishali. Може что Totò Cutugno был более известным в Ингушетии, чем в Италии. Может быть. Муж женой были. Albano. Как называлась? Albano и Romina Power. Romina Power, да. Quando mi laureai a pieni voti presso l'Università di Trieste, dove avevo seguito un corso di russo triennale, la mia prof sperava che diventassi un interprete rinomato con stretti rapporti di lavoro con le più importanti istituzioni europee. E invece, qualche anno più tardi, mi ritrovo a sfruttare il fatto che sappia il russo semplicemente per discutere di musica leggera italiana degli anni Ottanta con delle babushke ingusce. Che vergogna. Non è stata che la cultura a italianske певцы и артисты, и все, которые очень известны в России, а в Италии нету. Ну, Челентано, Альбано, Тото Кутуньо, они не очень известны в Италии. A Ingushetti, da. Che ridere, che mi sto ritrovando in un museo Inguscio a Nasran a parlare di quanto Totò Cutugno e Co. non fossero più famosi qui in Inguscezia che non in Italia. Vista l'occasione, una delle due guide decise di appioppiarmi un libricino contenente un romanzo di tale Idris Bazorkin, considerato il padre fondatore della letteratura inguscia. E chi sono io per rifiutare un tomo edito dal padre fondatore della letteratura inguscia? Ah. A чём пишет? Ну тут про выселение, про наших участников войны, про выселение, как нас выселяли там. Ok, raga, mi ha convinto. Acquisto questo libro qui, scritto in russo. Bazorkin, un ingush. Ingushski pisatel. Ho deciso di acquistare questo libro qui, scritto da un artista, da uno scrittore inguscio, scritto in russo. Devo fare magari un concorso a premi e se volete potete vincere un libricino di questo tipo. Книга. Ingushki. Kinashki. Libro in inguscio si dice Kinashk. Non sto scherzando, dovrei avercelo ancora al libricino da qualche parte sullo scaffale lì. Magari uno di questi giorni faccio uno di quei post su Instagram. Ehi, taggate 10 amici e mettete mi piace per avere una possibilità di vincere questo premio bla bla bla. Seguitemi su Instagram, @DaveLegenda. Mi hanno anche chiesto di lasciare una recensione sul libro delle recensioni, proprio questo qui, vedete che l'ultima recensione l'hanno lasciata il 4 settembre 2023, quindi un sacco di tempo fa. E tabudet pierve o si fa italianza sdes, da? Ja pierve italiana, ok, interessante. A drugie inastranze? Nu, arabe. Arabe, ok, interessante. Il museo più bello che abbia mai visto in Inguscezia. Spasiba. L'ultima cosa di cui volevo conversare con le nostre due gentili guide prima di farci dare la loro benedizione per la nostra missione verso le montagne era a proposito di un episodio molto triste nella storia dell'Inguscezia che aveva segnato lo sviluppo sociodemografico dell'intero Caucaso settentrionale per tutto il XX secolo. Infatti, in seguito alla fallita incursione della Germania nazista verso il Caucaso, Stalin stesso accusò
alcuni popoli della regione di aver collaborato con i nazisti. Per punizione, Stalin ordinò così l'esilio di interi popoli, tra cui quelli ceceni e ingusci, che vennero strappati alle loro terre natie e vennero fatti forzatamente salire su dei treni merci con dei biglietti di sola andata verso le aree più inospitali dell'Unione Sovietica. Я не знаю, можно спросить или нет, но я знаю, что после войны ингуши депортировали в Казахстан, да? В 44-м году нас репрессировали, выслали в Казахстан. Очень много умерли на пути, прямо не доехали даже. А кто доехал, и там умерли, и часть только вернулась. А почему делали так? Вот Сталин так решил. Он сделал нас врагами народа, вот видите, воевали... Agli ingusci venne poi consentito solamente dopo qualche anno di tornare dai luoghi in cui erano stati esiliati alle loro terre natie, ma scoprirono presto che in una parte di queste terre storicamente abitate dagli ingusci si era ormai stabilito qualche migliaio di abitanti dalla vicina Ossetia. И до сих пор не вернули нам. И сейчас есть часть Осетии, которая была... Принадлежала нам. E сейчас кто живет там? Осетины? La combinazione fra ciò e il fatto che gli Osseti fossero una delle pochissime popolazioni cristiano-ortodosse del Caucaso fece accendere un forte astio fra i due gruppi etnici, che andò a sfociare addirittura in una sorta di guerra civile, specialmente in quei momenti in cui l'unità nazionale venne meno, come per esempio gli anni immediatamente successivi al crollo dell'Unione Sovietica. Questa terra è stata veramente caratterizzata da instabilità politica e conflitti etnici di questo tipo, perché nonostante tutta questa gente qua che andò a difendere la madrepatria durante la Seconda Guerra Mondiale, comunque Stalin accusò ingusci, ceceni, kabardini, balcari di collaborazionismo con la Germania nazista. Per questo vennero esiliati in terre quali la Siberia e il Kazakistan. Se mai vi doveste trovare in Ingushetia, sapete assolutamente dove venire. Venite a questo museo qui e venite a dare un po' di movida alle babushke che stanno qui senza fare un cavolo per via del numero veramente risicato di turisti che viene a visitare l'Ingushetia. Prima di proseguire verso il nostro obiettivo finale nelle montagne ingusce, volevo concludere il discorso sull'esilio di ingusci e ceceni. Volevo rendere omaggio alle vittime di questo periodo buio nella storia caucasica nei pressi di un memoriale che si trovava sulla strada fra Nasran e Magas. Per fare ciò avevo solamente bisogno di un mezzo di trasporto. Salam aleikum. Можно мы хотим в Магас посмотреть высокую башню? И хотим... Салам алейкум! И хотим делать экскурсию по Назраню, пока дождь идет. Делаем так? Слушай, он первый стоит там. Но там никого нету. Есть там, есть. Первый там? Окей, хорошо, спасибо. Vediamo se questa è la volta buona che ci rapiscono e chiedono un riscatto alla Farnesina. Салам алейкум! Салам алейкум. Мы хотели в Магас делать маленькую экскурсию по Назране, посмотреть мемориал. Можно делать? Полчаса, наверное. Полчаса, да? Да. Сколько хотите? Сколько хотите? Там долго будет. Un altro consiglio che posso dare a tutti i miei cordiali telespettatori che stanno programmando una vacanza in Ingushetia è quello di avere pazienza quando si tratta di negoziare con la gente del loco, come per esempio i tassisti. Questo perché io, con il resto della mia troupe televisiva, in certi frangenti abbiamo veramente fatto fatica a gestire la miscomunicazione con della gente che, in alcuni casi, parla e capisce il russo perfino peggio di quanto non lo parli io. Vuitam astanci, li prijedite. Nie, davai, direm tak, astanavimsia v Nazranie, gde memoriale, 5 minut, чтобы посмотреть, a потом в Магас остановимся. А мемориал что ли? Есть такое на стране, да? А есть где вот круг. Мемориал. Мемориал, да. Да. Угу. Там 5 минут ждете. Да. Хорошо? Потом Магас. Правильно. Да. Потом Магас. Да.
Вы там останетесь или приедете? Остановимся. Там останемся. Come un principe azzurro che apre la portiera di una carrozza regale di una Cenerentola della Britannia francese, io stavo aprendo la portiera di una Lada Samara di un tassista di Nasran per far sì che Aliona potesse accomodarvici. Ci siamo accordati con il tassista per andare a vedere un posto alquanto particolare a Nasran, che è un parco dove ci sono dei memoriali, non un solo memoriale, ma ci sono più memoriali dedicati a diversi eventi. Non so quanto riusciremo a vedere di questo parco in memoria alle vittime in guscia di varie repressioni, per via del tempo ovviamente, ma dopo abbiamo comunque intenzione di dirigerci a Magas, giusto per vedere la piazza principale di Magas, giusto per dire di essere stati nella capitale, e dopo cercheremo un modo per dirigerci verso le montagne, anche se il tassista diceva che con questo tempo potrebbe essere difficile. I preparativi per la deportazione e per l'esilio di ingusci e ceceni cominciarono nell'ottobre del 1943 e vennero ufficialmente approvati da Stalin nel febbraio del 1944. Questa fu solo una delle numerose migrazioni etniche forzate da Stalin, ma questa fu assolutamente la più devastante in quanto a numero di vittime. Oltre 5.000 fra ingusci e ceceni vennero costretti a lasciare le proprie case e vennero costretti ad un viaggio in condizioni disumane che provocò la morte di oltre 200.000 persone. E il parco commemorativo di Nasran è proprio il luogo dove viene ricordato questo periodo così buio della storia inguscia. In occasione del 70° anniversario della deportazione e dell'esilio dei popoli fratelli ingushei e cecenze, finguschi e ceceni, e proprio ricordo di ciò c'è uno dei treni funesti, e fu proprio su uno di questi treni qui che molti dei parenti, molti dei genitori degli ingusci che adesso vivono qui a Nasran vennero portati da qui fino in Kazakistan, fino in Siberia, fino in Kirghizistan. E fu dopo, nel 1957, che agli ingusci venne consentito tornare nelle loro terre storiche da colui il quale successe a Stalin e colui il quale denunciò i crimini fatti da Stalin, ovvero Nikita Khrushchev. Vedete qui appunto che c'è scritto «Vechnaya pamyat tem, kto ne vernulsya», in eterno ricordo, eterna gloria a coloro i quali non hanno fatto ritorno in Ingushezia e sono andati incontro alla loro morte o già a bordo di questi treni qui o addirittura una volta arrivati in Kazakistan o in Siberia. Si può addirittura salire, wow! La città di Nasran, come avete potuto vedere, lascia un po' a desiderare, ma comunque sembra quasi che la maggior parte del budget della Repubblica negli ultimi anni sia stato speso e sia tuttora speso per mantenere questo spazio qui. E non posso necessariamente dar loro torto. Hanno messo questa scalinata per arrivare a guardare gli interni. Questa era la carrozza nella quale vivevano, o meglio, passavano il tempo del tragitto fra l'Ingushezia e il Kazakistan tutti gli ingusci che vennero deportati. Un tragitto che, se ci pensate, in fin dei conti passava attraverso il Dagestan, Astrakhan, Volgograd, Orenburg, se la mia geografia non mi tradisce, per poi entrare in Kazakistan da Kokshetau. E vivevano proprio in una carrozza del genere, come se fossero del bestiame, vero? Qui di fronte invece c'è il fuoco eterno, che spesso viene utilizzato in Russia in memoria ai caduti della Seconda Guerra Mondiale, ma che qui viene utilizzato per ancora una volta ricordare l'esilio degli ingusci. Vedete anche che c'è un gattino che per il freddo sta cercando di trovare riparo proprio di fianco alla fiamma eterna. Questo è un luogo veramente carico di significato, un triste ricordo dei limiti della natura umana sotto forma di un evento storico del quale, in Occidente, per via della distanza geografica, si sa purtroppo relativamente poco. Certo, a scuola ci raccontano delle repressioni politiche di Stalin, ma questa viene intesa per lo più come un'espressione astratta e si fa fatica a comprendere tutte le sfaccettature e tutte le conseguenze dell'epoca
all'epoca staliniana, nella società del XX secolo, fino a quando non si visitano posti come Nasrallah. Ma, al contrario di quanto potreste pensare, l'opinione pubblica di Stalin in Ingushezia rimane al giorno d'oggi piuttosto ambivalente. So, Stalin è da Sderalda? È di Stalin, scrive su, a Beri. Beri, вот его помощник. Берия. Сталин просто подписал. А, ну а сейчас, значит, в Ингушетии как относятся к Сталину? Плохо, да? Почему плохо? Нет? Gli animi ingusci sono invece molto più accesi quando si parla della solita rivalità etnica con gli osseti, rivalità che anche nel terzo millennio sembra poter sfociare in una guerra civile da un momento all'altro. Есть, наверное, земли, которые сейчас принадлежат к Осетии, которые должны быть Ингушетия, да? Вот сейчас, которые считаются Северной Осетией, вот это Чермень. Эти места, они были ингушки, когда нас выслали, вот им отдали это. А сейчас мы хотим вернуть свои земли. Хотите вернуть? Обязательно. Получается? Получится. Получится. Dopo la nostra visita al memoriale di Nasrallah, adesso ci stiamo avvicinando alla capitale, che si trova proprio oltre questi campi di grano qui. E tra l'altro si intravede già l'unica cosa che in realtà vogliamo andare a vedere, Amagas, che in fin dei conti non si tratta altro che di una cittadina molto piccola alla quale è stato arbitrariamente affidato il ruolo di capitale. Ascolta gli udei di essere живут сейчас. Именно Амагас? Да. Очень мало. Да? Итальянцу привет передай. Да, да, спасибо вам большое. Спасибо. L'ingusso più simpatico che abbiamo mai conosciuto, veramente. La svidania. C'è solo uno stop che vogliamo fare qui a Magas ed è questa torre gigante qui. L'unica cosa da fare a Magas prima di assoldare un baldo tassista che ci avrebbe aiutato nella nostra traversata delle catene montuose ingusce era proprio salire sulla versione turistica di quello che sarebbe stato l'obiettivo finale del nostro video. Noi volevamo andare a toccare con mano una torre originale inguscia che veniva utilizzata nel Medioevo a scopi militari, mentre quella di Magas non era altro che una replica, un'attrazione turistica con tanto di biglietto d'entrata. Здравствуйте, можно два билета, пожалуйста? Четыреста. Один взрослый и одна ребенка. Не, я шучу. La scalata della torre di Magas richiede circa una mezz'ora di cammino. Diciamo che ci sono modi più semplici per mantenersi in forma anche in Ingushezia. Però almeno una volta in cima venni ricompensato dalla vista sui paesaggi nebulosi della regione più piccola di tutta la Russia. Così piccola che, volgendo il mio sguardo verso est, riuscivo pure a vedere il territorio dell'Ossetia del Nord. Vi permetto che soffro di vertigini e il pensiero di trovarmi a 100 metri dal suolo e a dover camminare su del vetro spesso non so quanti pochi centimetri messo su da architetti ingusci slash russi mi mette non poca ansia, specialmente considerando quanto sia scivoloso in queste condizioni atmosferiche. Vedete che da questo lato si vede la città vera e propria, ovvero, sporgendomi un po' più verso di qua, oh mio Dio, vertigini, portatemi via. Vedete che lì si vede l'edificio governativo della Repubblica di Ingushezia, con una bella fontana proprio lì davanti. E questa è la città di Magas, messa su completamente dal nulla solo negli ultimi 20 anni. Da questo lato invece, lì in fondo, in una giornata normale, si vedrebbero le montagne dell'Ingushezia, dove mi piacerebbe andare alla ricerca di torri di questo tipo, però ovviamente nel loro habitat più naturale. Ovviamente le montagne in questa giornata uggiosa sono completamente ricoperte dallo strato di nuvole e dalla perturbazione che sta facendo sì che questo
sia tuttora il videovlog più difficile che abbia mai dovuto fare. Ma non avevo intenzione di passare più di tanto tempo a Magas. Questo perché, se avessi tardato troppo, la nostra missione verso le torri in guscio sarebbe stata non solo una corsa contro il tempo meteorologico, ma anche una corsa contro il tempo cronologico, per il fatto che dovevamo assolutamente arrivare alle torri in guscio prima del tramonto. Spasiba, Marco! Spasiba! Ed ecco che siamo tornati sulla terraferma. Per questo io e Aliona ci adoperammo in ogni modo per accaparrarci l'ultimo taxi che avremmo preso in Inguscezia in direzione sud. Se chiamo adesso, con chi parlo? Con un admin. Con un admin di una compagnia di tassisti che ci può portare nelle montagne. Ok, a quanto pare Amagas, in virtù del fatto che è una capitale nuovissima, non capisco niente di quello che stava dicendo, è una voce automatica. In virtù del fatto che Magas è una città piccolissima, non ci sono tassisti che possiamo prendere così al volo. Il villaggio di Aukun era proprio il luogo da me designato per ultimare la nostra missione in Inguscezia, sulla base di un accurato lavoro di ricerca che avevo effettuato sulle mappe militari segrete di Google Maps. Questo era il villaggio più vicino alle coordinate delle leggendarie e antiche torri in guscio del Caucaso, che sarebbero state la nostra destinazione finale. La distanza da percorrere era significativa. La pioggia era inclemente e il territorio era ostile. Sull'esito della nostra missione aleggiava ancora un grosso punto di domanda. Spasiba! Да, мы путешествуем по вашей красивой республике. Я сам очень нравится. Осетий, с Владикавказа. А, да? Но вы по национальности ингуш? Да, да. А, интересно. Abbiamo trovato un signore tassista ingush, ingusho, che però è nato, un attimo che mi si sta spannando la videocamera, che però è nato a Vladikavkaz e сейчас вы живете в столице, здесь, в Магасе? Да, в республике. E così finalmente con il nostro nuovo amico potremo completare il nostro ultimo obiettivo della giornata, ovvero andare a vedere l'ultima torre qui in Caucaso, la nostra prima torre in guscio, fatta eccezione per quella che abbiamo appena scalato, turistica, qui a Magas. И в Алкуне это уже горы? Там. Да, это Алкуне это горы. Потому что я знаю, что там есть маленькая башня. И хочу посмотреть быстро, а потом обратно. Ed ecco che stiamo cominciando ad addentrarci nelle zone più rurali dell'Inguscezia. Siamo finiti in questa strada qui, in mezzo ai boschi, con dei tornanti assurdi che il nostro autista sta prendendo a 75 km orari. E le macchine che ci vengono incontro si stanno facendo sempre più rade. Come potete vedere, la strada ormai è deserta. Ci vorranno circa 45-50 minuti per raggiungere il luogo dove, secondo Google Maps, possiamo avere qualche speranza di trovare. L'autista continua ad accelerare, però veramente la strada non mi sembra delle condizioni migliori. Wow! Quindi abbiamo davanti a noi una cinquantina di minuti prima di andare a toccare con mano, si spera, una bella torre in guscio nel mezzo delle montagne del Caucaso. Это ингушская музыка. О, поет на ингушском. О, вау. Ma quanto è bella la vita da youtuber, raga! Immaginatevi, siete su una Audi vecchia di 30 anni, state andando verso le montagne sperdute dell'Inguscezia, sul tramonto, alla ricerca di una torre inguscia, ascoltando musica autentica inguscia. Che vita! A ciò un paiotto! Любовь? Да. Да. Все о любви. Девушки поют. А, это девушки поют? А.
А, поет. Для девушки, для девушки. А, это для девушки. Это для тебя. Село Мулючи. Это последнее села до Алкона, наверное, да? Да, да, да. Да, окей. Siamo ormai veramente vicini al nostro obiettivo. La torre che ho trovato su Google Maps si trova nelle vicinanze del villaggio di Alkun. Villaggio di Alkun al quale dovremmo ormai essere prossimi, perché questo è l'ultimo villaggio prima del villaggio di Alkun, per l'appunto. E questo, insomma, è il tipico villaggio inguscio. Se vi siete mai chiesti prima d'ora com'è la vita in un villaggio inguscio, beh, eccolo qui. Non so quanto riusciate a vederlo, in effetti, per via del parabrezza rotto e per via dell'appannamento, per via della pioggia. Però, vabbè, è già qualcosa. Per via della pioggia che aveva continuato a cadere sul suolo inguscio senza un minuto di pausa per tutto il giorno, e per il fatto che avessi dovuto mantenere un livello di allerta superiore rispetto al solito, questa era decisamente una delle missioni più complicate che avessi mai intrapreso sul mio canale. Avevamo un obiettivo: visitare una torre inguscia, e come al solito ci avremmo provato con tutte le nostre forze, ma eravamo pronti ad accettare un eventuale fallimento. E questo era un sentimento che crebbe ancora di più quando il nostro autista si fermò sul ciglio della strada per avvertirci di sbrigarci a filmare quello che volevamo filmare, perché se fossimo stati avvistati dalle guardie di frontiera, un bell'interrogatorio di qualche ora non ce lo avrebbe tolto nessuno. No, a me ni чего незаконно не сделали. Не, не, незаконно нету. Просто вы же приезжие. Да. Вот бывает, вот приезжают с Узбекистана, боевики становятся, всякие эти бывают. А, поэтому... просто допрашивают. Да, просто что. Могут, они же пешки, они могут нас просто забрать до выяснения личности. Ага. Что мы делаем, зачем приехали туда-сюда. Скажут, потому что я здесь живу. Угу. Мне не скажут. Вам скажут. Понятно. E dunque potete ben immaginare la mia gioia quando, in mezzo alle foreste del Caucaso, intravidi proprio quelle mura di mattoni che sognavo di vedere da lustri. Signore e signori, ma mi dai il 5 a Liona? Ah no, aspetta, non si può. Il contatto fisico fra donna e uomo è vietato in questo. Ma sì, chi se ne frega, non ci vede nessuno. Wow! Adriano Celentano, il tizio continua a ripetere Totò Cutugno, italiano pero, e Adriano Celentano. Siamo riusciti nella nostra missione di conoscere molto di quella che è una cultura purtroppo a noi sconosciuta, la cultura inguscia, e soprattutto siamo riusciti a raggiungere, proprio nel momento in cui la pioggia si è fatta più forte, siamo riusciti a raggiungere le torri nel bel mezzo delle valli del Caucaso. Le valli fra le montagne del Caucaso, che però non si vedono per via delle nuvole basse, ovviamente. C'è una torre qui. Ehi, posso venire sotto l'ombrello? Certo. Cavolo, siamo arrivati. Non si può entrare. Cavolo, siamo arrivati qui proprio. Peccato, la porta è chiusa, quindi non si può entrare, ma vabbè. Non è un problema più di tanto. Ah, sono fradicio, scusa. Sono assolutamente fradicio. Siamo arrivati qui nel momento in cui il diluvio si è fatto ancora più intenso. Però finalmente, dai, poni la mano anche tu sulla parete di questa torre inguscia. Ma quindi secondo te la gente ci viveva qui? Ma no, secondo me, cioè, come ci dicevano, erano per combattere. Nel senso che, ah, quindi può essere per difendere o... Ah, capito. Quindi queste erano sia torri di vedetta che torri che magari venivano usate un po' come le moderne trincee, non saprei. Se... queste risalgono al Medioevo, Так что здесь люди жили. Да. Вон окошки, второй, третий этаж. Ah, è vero, ci sono le finestre, vedi? Quindi all'interno di questa torre qui c'erano dei pianerottoli, c'erano dei piani per fare in modo che la gente potesse viverci. Наверху спальни были, вот так. Ah, quindi la camera da letto, a seconda del nostro tassista, del quale non so quanto ci si possa fidare, era proprio all'ultimo piano. А в какие годы? Gili, oh, davno, da? Perché dobbiamo andarcene? Lui ha detto che non possiamo stare tanto qua perché fra vicino ci sono pagranici, pagran,
pograniciniki che possono venire. Ok, e ma non stiamo facendo nulla di illegale, spero. No, no. Non si sa. Aspetta che ti lascio entrare in macchina. Ok, filmo la mia outro, la mia conclusione e ce ne andiamo. Raga, che popolo gli ingusci! Un popolo che non è assolutamente facile da sconfiggere, perché gli ingusci nella loro storia ne hanno passate veramente di tutti i colori. Sono stati esiliati, sono stati deportati e sono un popolo duro che ha combattuto per secoli e secoli e secoli. E la testimonianza di ciò sta proprio in queste torri medievali qui. Raga, dall'Ingushezia è tutto e ci vediamo alla prossima.